Bella canzone, incontra Emma Muscat alla discoteca Lazzari di Roma. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Allora, sei qui per presentare il tuo album Moments. Ci vuoi parlare un po' di com'è nato questo lavoro? Allora, Moments è il titolo del disco e ogni canzone rappresenta un momento diverso nella mia vita. E ho scritto la prima canzone 2 anni fa, 15 anni, si chiama Alone. È l'ultima canzone che ho scritto, è stata negli ultimi 5 mesi, che si chiama Fake Pictures. In pratica, ci sono tante emozioni in questo disco, che ho sentito io e vorrei che trasmettere queste emozioni agli altri che ascoltano. E appunto, com'è venuta la scrittura dei brani? Dove hai trovato l'ispirazione? Io ho trovato ispirazione da me stessa, dalle esperienze che ho vissuto io, con l'amore e con l'amicizia. Non ci sono brani in italiano, però ho letto che stai scrivendo anche delle canzoni in italiano. Sì, Come ti trovi a esatto. scrivere in Allora, questa in lingua? questo momento le mie canzoni sono tutte in inglese, ma nel futuro sto pensando di scrivere anche qualcosa in italiano e anche con l'aiuto di qualcun altro. E magari ti piacerebbe duettare con qualche artista in particolare? Il mio sogno è di duettare con Alicia Keys e Coldplay, ma anche qualcun altro, non so, un altro esistente nazionale, perché il mio sogno è andare internazionale. E dei cantanti italiani, qualcuno in particolare? Annalisa e Elisa, fortunatamente ho già cantato con Annalisa ad Amici, è stata bellissima, è stata un sogno. Dalla discoteca Laziale appunto parte l'In-Store Tour e com'è il tuo rapporto con i fan? Mi ha fatto con i fan, io sono molto, molto in contatto con loro perché ho preso tanto che fanno per me, ho preso tanto il loro supporto anche, è una cosa bellissima sapere che hai tutte queste persone che ti vogliono bene, è una cosa bellissima. Ovviamente non possiamo non parlare di amici, com'è andata questa esperienza? Amici è stata un'esperienza molto bella. Ho imparato tanto e sono cresciuta anche. È stata un'opportunità grande perché andare davanti a tutte le persone su quel palco in sera specialmente è stata un'opportunità della vita. Il tuo rapporto con i professori, com'è andata? Io e i professori sì, tipo mi hanno insegnato tanto. E invece per la parte del serale, se ci sei rimasta un po' male per il fatto di non essere arrivata alla finale. Io sto vivendo tipo tutto in un modo tranquilla, non ho rimpianti, ho fatto sempre il mio meglio, ho dato al 100% e sì, nel momento sono rimasta un po' male, ma sto bene ora e sto lavorando come tutti e E in queste settimane ci sono sicuramente altri ragazzi che staranno facendo i casting per amici. Tu hai qualche consiglio da dare a questi ragazzi? il mio consiglio a tutte le persone che stanno facendo il casting ora è tenete duro e non mollare mai, fate il vostro meglio e sognate grandi. E per il futuro invece che cosa speri? Io spero di essere felice e di fare la cosa che mi piace fare, tipo la musica. Allora, Vorrei continuare a fare questo. ti ringraziamo e se puoi fare un saluto a tutti gli amici di Bella Canzone. Ciao a tutti gli amici di Bella Canzone e vi abbraccio. Ciao!